illud questo mi erit, mi sarà maximo usui, di grandissima utilità, quod che tu Rome eris, che tu sarai a Roma per conciliarmi le loro simpatie. Ad eorum voluntatem conciliandam. In questo caso il quod dichiarativo è anticipato in posizione prolettica, cioè anticipatoria, nella frase reggente dal pronome neutro illud, che introduce in modo generico il contenuto che viene poi esplicitato nella frase dichiarativa. Quod ha dunque funzione epesegetica, cioè esplicativa della locuzione prolettica, illud. Nella traduzione renderemo il quod epesegetico, cioè esplicativo, con una normale dichiarativa, magari rafforzata da cioè. Nella maggioranza dei casi, l'elemento che anticipa il contenuto della completiva è costituito da un pronome dimostrativo o determinativo, neutro, singolare o plurale, ma a volte può consistere in un sostantivo, come in questa brevissima citazione tratta dall'Epistola a Lucilio di Seneca. Sine ullo dubio, senza alcun dubbio, Deorum immortalium munus est è un dono degli dei immortali quod vivimus, il fatto che noi viviamo. Qui l'elemento prolettico, cioè l'elemento che anticipa il contenuto della completiva dichiarativa introdotta da quod, è un sostantivo, è munus, il dono. La completiva quod vivimus non fa altro che rendere chiaro in cosa consiste il munus, il dono degli dei immortali.